Allora, siamo alla prima edizione di Legalmente, parole, immagini, suoni, legalità e giustizia dalla A alla Z, quindi parleremo di legalità, giustizia, mafia e tutto quello che è attinente a questo, ahimè, mondo. E l'associazione Legalità e Giustizia ha organizzato tutto questo e io, che proprio ne so veramente pochissimo, invito subito la presidentessa dell'associazione, che è Laura Lippi. Farei un applauso a Laura. Aspetti, come ho promesso, arrivo. Mamma mia, qui c'è gente importantissima, sa Laura. Io sono emozionata, lei. No, lei è tranquilla. Un po', un pochettino. Allora, va bene? Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Sono a fare gli onori di casa come presidente dell'Associazione Nazionale Legalità e Giustizia. Ma oggi la definizione più giusta, che mi sento più vicina, non è presidente, ma portavoce. Sono qui a parlarvi e ad accogliervi a nome di tutte le volontarie e i volontari che come me hanno lavorato per tanti mesi alla realizzazione di questo evento. Tante persone che hanno messo a disposizione le loro capacità, il loro tempo libero, la loro buona volontà, accomunati dall'idea di contribuire a un progetto tanto ambizioso quanto positivo e speriamo anche costruttivo. La maggior parte di loro è qui presente in sala, vedo fra le persone i loro volti e so che la mia emozione in questo momento è anche la loro. Come saprete, abbiamo voluto dedicare questo convegno a Pierluigi Vigna e a Gabriele Chelazio. Forse non sarebbe neanche necessario spiegare perché bastano questi due nomi. Abbiamo voluto rendere omaggio a due uomini che rappresentano la nostra idea di legalità e di giustizia, di onestà e anche di paese che vorremmo. Vogliamo iniziare legalmente ricordandoli e con loro ricordare Antonino Caponnetto, Antonio Manganelli e Gerardo D'Ambrosio, tre grandi uomini del nostro tempo ed esempi di impegno e rettitudine. Io personalmente me lo ricordo bene, il giudice Caponnetto, quando venne a parlare alla nostra assemblea, andavo alle superiori. Probabilmente quella è stata la seconda volta nella mia vita in cui ho davvero sentito parlare di mafia dopo la strage di Gorgofili. Il giudice Caponnetto aveva chiarissimo che per vincere le mafie serve soprattutto la cultura ed è uno degli insegnamenti che secondo me ci ha lasciato. Ringrazio Elisabetta Baldi Caponnetto, Adriana Piancastelli e Caterina Romagnoli di aver potuto e voluto essere qui con noi oggi. Nei giorni scorsi, in più di un'occasione, mi sono sentita rivolgere la domanda: cos'è legalmente? In realtà a cos'è non c'è una risposta, perché non è a cosa deve essere che abbiamo pensato. La domanda corretta è: qual è lo scopo? E noi lo scopo, anzi gli scopi, ce li abbiamo piuttosto chiari. Due sono gli obiettivi fondamentali intorno ai quali abbiamo organizzato legalmente. Il primo è cercare di stimolare coscienza civile e senso civico attraverso la cultura e l'informazione, cercando di farlo non solo verso chi è già sensibile a queste tematiche, ma soprattutto verso chi non si è mai neanche posto il problema. Vorremmo parlare a chi non si è mai reso conto che un problema sociale è anche un problema suo, anche se non lo tocca da vicino, e cercare di arrivare ai giovani, ai ragazzi e provare a seminare ed investire sul futuro. E per fare questo ci siamo convinti che fosse necessario usare tanti linguaggi diversi, perché lo stesso messaggio, lo stesso seme può essere piantato in tantissimi modi. Con chi ha avuto il coraggio di ribellarsi e attraverso la voce di chi ha sentito sulla propria pelle il dolore della violenza e ha voglia di parlarne e di condividerlo. Con documentari che ricostruiscono storie e danno volti ai nomi. Con il contributo di chi per scelta professionale ha deciso di occuparsi di questi temi e mette la propria conoscenza e le proprie esperienze a disposizione degli altri. Con la musica, le parole e le melodie di una canzone, con il linguaggio teatrale, con il linguaggio visivo dei fumetti, delle vignette come forme d'arte e soprattutto con la satira, che considero un'altissima espressione di democrazia. Proveremo a farlo grazie agli oltre 80 ospiti che si avvicenderanno su questo palco in questi tre giorni, grazie al lavoro di chi ha curato documentari,
grazie agli artisti e vignettisti di Acidus, grazie a tanti volontari che stanno rendendo possibile tutto questo. Il secondo obiettivo sta in due parole: fare rete. Sono 28 le associazioni che hanno accettato il nostro invito e che porteranno il loro contributo, anche molto diverse fra loro per specificità, ma accomunati da un'idea di paese e di mondo. Vorremmo che questo auditorium diventasse per 3 giorni non solo un luogo di cultura, ma anche di condivisione di esperienze, di informazioni, che fosse un luogo dove ci si può incontrare, parlare e magari pensare a dei percorsi insieme. L'illegalità, le mafie, il degrado, la violenza, la negazione dei diritti. Per provare a combatterle serve, e noi siamo convinti di questo, un'azione globale. L'associazionismo. Serve l'associazionismo come servono le forze dell'ordine e la scuola, come serve la magistratura. Serve che ognuno si prenda la responsabilità del proprio ruolo e lo porti fino in fondo. Sappiamo bene qual è l'importanza del volontariato in Italia. Sul territorio nazionale troviamo un altissimo numero di associazioni che credo tra l'altro molti paesi ci invidino. Questo è sintomo che ancora l'altruismo e il senso di appartenenza fanno parte degli italiani. E allora dico, poco importa sotto quale nome un gruppo di cittadini decide di riunirsi per offrire assistenza gratuita, per fare progetti collettivi o per fare antimafia. Poco importa se ci si dà un nome piuttosto che un altro, l'unica cosa davvero importante è la finalità, anche nelle diversità tematiche specifiche o nelle diversità di pensiero o in alcuni casi di opinione. E dobbiamo assolutamente evitare che le associazioni stesse diventino antagoniste nelle azioni. Seppur con le migliori intenzioni di fondo, non ci deve essere antagonismo, ci deve essere collaborazione. Non perdere di vista lo scopo, che è lo stesso per tutti, e tenersi lontani, tutti quanti noi, noi compresi, dalla logica dei protagonisti e dalle lotte fra chi è più puro. Perché se davvero facciamo quello che facciamo per rendere l'Italia un paese migliore, allora dobbiamo dimostrarlo con i fatti, con le azioni, con il dialogo, con la democrazia e con la solidarietà. Fare delle differenze è un punto di forza, è un'arma che le mafie non avranno mai. E non possiamo essere noi a decidere di farne a meno. Noi speriamo davvero di essere all'altezza delle aspettative, di sicuro ce l'abbiamo messa tutta. Ma se anche uno soltanto dei ragazzi delle scuole superiori che saranno qui domattina coglierà uno spunto di riflessione o avrà voglia di approfondire la propria conoscenza, se anche un solo spettatore sarà influenzato positivamente, se anche una sola persona deciderà di schierarsi dalla parte giusta della vita grazie a qualcosa che è avvenuto qui in questi 3 giorni, anche se un solo seme sarà piantato, noi crediamo che lo sforzo ne sia valsa la pena. Grazie a tutti. Grazie.